alla fine della Seconda Guerra Mondiale è ancora aperto il dibattito se la cosa fosse inevitabile o meno, ma le uniche due bombe atomiche fin qui sganciate su degli esseri umani furono sganciate in Giappone. Giappone che stava dalla parte sbagliata, gli americani e noi stavamo dalla parte giusta. Fatto sta che le bombe atomiche hanno distrutto due città giapponesi e le persone che ci vivevano. Mandiamo questa testimonianza e questo video. Ripeto, se avete ancora un po' d'attenzione, riservategliela perché lo merita. Grazie. Il 6 agosto 1945 il signor Tanaka Shozo aveva quasi 9 anni e viveva a 15 chilometri da Hiroshima. Ecco come ricorda quel lunedì fatale che iniziò come una bellissima giornata estiva. Bella giornata, veramente bella, bella giornata. Allora, oggi bisogna andare a scuola, eccetera, no? Per un momento sentivo suonano, no? Perché il nostro paese, quell'epoca, primo suono una volta, allora attenzione, e poi un momento suonano continuazione di 3 volte. Allora, pericoloso questo suono, allora noi pensavo, meno male, oggi non bisogna andare a scuola, eccetera, no? Però un momento ho passato, crisi passati, allora deve essere e venire a scuola. Allora siamo, è peccato però una parte, contento perché tutti uniti con i bambini, no? E arrivate a scuola un attimino a giocare, eccetera. Momento ho visto che quelli l'aula, la luce, come esse sole, e colore proprio rosso, proprio, un attimino, ma dicevo, ma cos'è, cosa fa facendo adesso accendere luce, no? Ma così sentivo avere tempo, cioè lungo tempo, per un momento spento. E dopo sentivo rumore ma fortissimo, mai sentito così forte. Loro dicono, ma cos'è? Però un momento tutti a paura, penso, anche io. Allora a terra, no? Tappare orecchi, tappare gli occhi e tutti. Non so quanti tempo passati. Un momento dice, maestri, non si sa cosa è successo, però adesso andiamo da rifugio, eccetera. E poi è stato fino a mezzogiorno, più o meno, però nessuno parla, neanche una parola, no? Solito quando tornare o finisce scuola sono contento, no? Però quel giorno non è che tanto contento, perché non si sa cosa è successo. Ma diciamo, quel giorno, dopo un giorno dopo, anche continuazione andavo alla scuola perché soprattutto curiosità, come diciamo là, quando soffrire chiamano prima parola e mamma e poi dopo dolore e poi voglio acqua, no? E queste 3 parole ancora qui 62 anni passati e sempre qui. Quando muore, portano insieme una montagna, no? Cioè, tutti insieme, con carrozza. Non si sa chi e come, non si sa. Allora, portano un posto e poi bruciano. Cadaveri, montagna, no? E bruciando, allora fumo, no? Mi sembra, mi ricordi quell'odore. È rimasto impresso anche sì. L'odore. E poi quello fumo, no? Ancora qui. Però oggi nessuno ricordano oppure non pensano quella cosa, no? Però a me mi spiace quello che giorni morti o dopo morte, ancora morendo. Noi diciamo bomba atomica, picca don, perché come detto, picca, come flash, no? Una grande luce. Luce, no? E poi don, no?
Allora, Picadon, noi chiamiamo, non bomba atomica, Picadon. Popolo giapponese, quasi tutti dimenticati. Ma penso che anche ragione, perché come me ricordi ogni tanto dolore. Ma l'unica cosa bisogna pensare o ricordare, non dimenticare mai più quello che è successo.